Web News centrodestra. Giorgio Laporta tramite Twitter mi invia il link di un nuovo website del centrodestra. Quindi Web News centrodestra, cari amici, perché Giorgio Laporta deve aver visto un mio video mattutino dedicato alle foibe. Io questa mattina ho dedicato un video alle foibe e ho fatto riferimento anche ai canarini, i canarini di Sanremo che cantano, e mentre ieri c'era la giornata della memoria dedicata agli infoibati, cioè alle persone buttate giù nelle foibe. E avendo visto questo mio video, l'amico Giorgio Laporta avrà detto fra sé e sé: ma questo Serafino Massoni deve essere una persona tanto per bene, deve essere una persona priva di pregiudizi, una persona super partes. E così mi ha inviato il link di un website del centrodestra, e io questo link di questo website del centrodestra ve lo metto nel riassunto di questo video, cari amici, nel riassunto di questo video, in maniera che voi possiate andare a fare le vostre libere considerazioni e poi magari anche commentare questo video qua liberamente, senza alcuna piaggeria nei miei confronti, perché io in un certo senso la penso come Nietzsche. Nietzsche ha scritto un'opera intitolata Al di là del bene e del male, e io vi posso dire che mi sento al di là della destra e della sinistra, cari amici, capito? È uno che ha scritto questa storia della filosofia, sta al di là della destra e della sinistra, cari amici, capito? Quindi voi date un'occhiata a questo website centrodestra, Web News centrodestra, e poi fate le vostre libere considerazioni, senza nessuna piaggeria nei miei confronti, perché io sono Serafino Massoni e, in quanto autore di quest'opera qua, io sono al di là della destra e della sinistra. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.